È stata una delle coppie più amate e seguite del dating show di Uomini e Donne. Si sono conosciuti all'interno degli studi di Mediaset, alla corte di Maria De Filippi, e da allora non si sono più lasciati. Oggi, dopo 2 anni esatti dalla scelta che ha fatto emozionare milioni di telespettatori, tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani, sembra tirare un vento di crisi. Eleonora Rocchini si è lasciata andare ad un duro sfogo, dopo poche ore cancellato, su Instagram. La ragazza non ha confermato la rottura, ma ha parlato di un periodo decisamente complicato e difficile tra i due. Attraverso una stories ha raccontato le sue perplessità, prendendo le distanze da chi l'ha accusata di aver tradito il fidanzato Oscar Branzani. Già nel 2017, i ragazzi hanno avuto un periodo no, separandosi anche per qualche mese, un momento di difficoltà, per fortuna poi superato. Oggi le cose sembrano di nuovo essere complicate. La Rocchini ha dichiarato di non voler più parlare della sua vita sentimentale in questo momento. Ad alimentare dubbi ed incertezze dei fan, c'è anche un indizio non di poco conto, come confermato dal veicolo delle news, che getterebbe altra benzina sul fuoco. La coppia ha smesso di seguirsi su Instagram. Prima di giudicare, riflettete, potreste tirare delle somme completamente sbagliate. Potreste farvi un'idea di una persona completamente sbagliata. Potreste ferirla. Imparate a guardare attentamente se proprio volete parlare. Siete le prime a fare le zozze in giro con le fidanzate delle altre e poi fate le finte santarelline. È un periodo no. A me capitano un sacco sì cose di MA che non auguro a nessuno. La coppia, ultimamente, è stata al centro di una polemica nata con la redazione di Uomini e Donne. Nello specifico, Oscar ha avuto un battibecco via social con l'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Nennoia. Uno scontro che è proseguito per qualche giorno. Oscar ed Eleonora avrebbero declinato l'invito a partecipare ad una caccia al tesoro a Roma, insieme ad altri ex protagonisti del programma. Ho detto di no perché a parer mio avrei dovuto confrontarmi con persone che non c'entrano nulla con la mia persona, ha dichiarato l'influencer, scatenando la querela mediatica. Chi se ne frega?